Se l'ultima seduta di consiglio comunale aveva suscitato le polemiche dell'opposizione per l'assenza del numero legale al momento della discussione sul tanto atteso nuovo depuratore di Pescara, questa mattina i lavori sono ripresi proprio con l'argomento chiave, che ancora una volta è stato rimandato a causa dell'opposizione che ha criticato la delibera presentata dalla maggioranza. Ciò che trovo paradossale è che da una parte si dice di voler collaborare, dall'altro strumentalmente si chiede di ritirare una delibera per rifarne un'altra dove si cambiano solo alcune parole che già con alcuni emendamenti si possono cambiare, poiché il costrutto, il contenuto della delibera non dice nulla rispetto a quelli che sono i dati, i valori, le cose. Proprio perché è un'attività che viene fatta da tecnici, al momento che avranno a disposizione anche una, come dire, una platea di ipotesi attraverso la messa a disposizione delle aree. Noi non facciamo altro che dare un indirizzo su possibili aree dove andare a realizzare queste strutture collaterali al depuratore e null'altro, poi aspetteremo che i tecnici ci presentino una proposta progettuale e a quel punto si faranno tutte le valutazioni tecniche, altrimenti non si può fare nulla. Una critica strumentale che nuoce solo ai cittadini e al turismo, secondo il vice sindaco, in un momento in cui Pescara necessita velocità e soluzioni. A replicare Guerino Testa, che spiega tutte le carenze del documento, ritirato poi come richiesto, e che farà slittare la discussione di altri giorni. Di strumentale non c'è assolutamente nulla. Il problema della balneazione e del disinquinamento è un problema che sta a cuore all'intero Consiglio Comunale. Noi abbiamo solo chiesto di fare chiarezza su un atto che è diventato un vero pasticcio, perché prima si parlava di un nuovo depuratore, dopodiché dopo il nostro intervento come opposizione il vice sindaco ha fatto marcia indietro, ha dichiarato che non si tratta più di un nuovo depuratore ma di realizzazione di vasche, senza dire quante vasche, senza dire dove, senza che ci sia un vero progetto di prefattibilità, quindi un atto veramente che ha di sostanza, a sostanza pari a zero, e quindi noi abbiamo chiesto di ritirare questo atto, di sentire ad horas tutti i soggetti preposti, l'ERSI, l'ACA, l'ARAP che dovrebbe essere la stazione appaltante, per capire cosa deve accadere, quando deve accadere, per essere anche più chiari con gli stakeholders, con i cittadini, con tutto il complesso di comuni che è attorno alla città di Pescara.